E adesso arriva qua davanti a tutti. Non l'avessi mai conosciuto. Una volta mi aveva perfino fatto mettere il suo casco. Oh no, stanno tornando gli alieni giganti. Qualcuno ha toccato qualcosa. Chi è stato? Siete stati voi, pezzi di merda. Vi distruggiamo. Lo so che voi non potete vedere, però è divertente. Ah certo, ed eccolo lì, il maialone che cerca di passare dal buco piccolo. Oh, e siamo usciti dalla navicellona. Cos'è? Cosa dobbiamo fare? Scappare? Fuga dal campo di Gran Turco. Aiuta i fuori dal coro a fuggire, quindi allerta la città dell'invasione. No, la scena della campana. Arrampichi, donda. Quindi usiamo Chicken. Sgattaiolerò vicino a quelle luci aliene. Ok, quindi è sostanza missione stealth. E vai. Ma perché è... Alba Parietti è lì nel campo. Vabbè, guarda, che ne so. Miracolo che non ci abbia visto. Questo era proprio rischio totale. Aspetta, ripassare la luce che... calmo. Ah, ok. Io stavo pensando che dover passare di là, invece giustamente posso passare qua sopra, perfetto. Allora, prima figurina della giornata. Eccola lì. Io intanto raccolgo un po' di ghiande. Ecco, fatto. Ma dai, ma non è vero! Ma scusami, ma prima non mi hai visto... Mentre palesemente ero nella luce, mi hai visto adesso che mi hai toccato con un pixel. Ma ti prego. Comunque, non ho visto cosa ci fa. Probabilmente se ti becca la luce, credo ti colpiscano con un raggio laser. Dove sei? Ok. No! E che palle! Fammi uscire da sta zona! Allora, sì, più o meno ti... Ti colpiscono con dei raggi iperconcentrati di super energia. Afflitto? Forse. Però. Non sconfitto. Diciamo che è difficile anche sfuggirgli. Allora. Il prossimo è proprio qua, quindi. Fa il giro. Cosa fa? Com'è il giro che fa questa luce? Ok. Perfetto. Vediamo, intanto cerchiamo di recuperare, esatto, un po' di ghiande, giusto per prendere almeno qualche colpo in più. Allora, cosa dobbiamo fare qua? Trovi fuori porta e porti il nascondiglio. Ok, cosa devo fare? Immagino di doverli portare a manina uno dopo l'altro. Ok, lo ammetto che ho fatto una cosa veramente da pessimo amico. Ho usato il maialone come scudo. No, ma che palle, no, io volevo colpirlo. Ma non posso distruggerlo. Vabbè, facciamo così. Alba! C'è un buon nascondiglio laggiù. Aiutami. Aiutami, seguimi. Mi stai seguendo? Perfetto, vieni. Bravo. Seguimi, forza, Alba. Io, a me manca un colpo e sono morto. E ok, e il primo è andato. Io Aldo lo terrei lì.
che mi può fare da scudo. Lo so, è una cosa terribile da dire, però è grosso ed è immortale, quindi... Wow! Prima un colpo solo mi hanno fatto. Per fortuna Alba già l'hanno tenuta in conto. Mentre adesso mi ha sparato una raffica infinita di colpi mortali. Mi ha fatto proprio... Vieni, pesce. Seguitemi. Vabbè, a sto punto prendiamo anche Aldone nazionale. Vieni qua, Aldo. Aldo, cos'è? Ne devo portare uno alla volta? O Aldo proprio non si muove? Bene, ora non vi muovete. Bene, tocca solamente ad Aldo. Ok, questo... Trovati! Siamo circondati! È finita, amico! È vero che io c'ho anche la fionda, me l'ero completamente dimenticato. Ecco fatto, andata. Tutto a posto. Tutti stanno bene? Dobbiamo solo... Sani e salvi proprio. Dio mio. Ma la vera domanda è, io sto coso lo posso rompere a questo punto? Perché io mi sono dimenticato della fionda, però. Ah, allora. E allora è una cavolata. Allora, prima di tutto facciamo le cose con il giusto criterio. Prendiamo figurina, prendiamo le ghiande e con la fiondona. Distruggiamo. Nemico. Non mi sembra ci sia più nessuno. Perfetto, possiamo proseguire. Anzi, ti dirò. Visto che posso comunque provare a mirarli. Io ci provo, ma non ci scommetto nulla. E infatti erano quelli giganti. Finché sono i robottini piccolini, ci credo anch'io che li potevo distruggere. C'è qualcosa qui? No, perfetto. Continuiamo. Aspetta, luce, doppia luce. Ghianda. Perfetto. E siamo a tre vite. Ecco qua, proseguiamo. Lì che cosa c'è? Non è la... Né una moneta? Cosa devo fare? Ti prego. No, ti prego. Devo andarli di nuovo a cercare. Allora, iniziamo ad arrivare al checkpoint. Poi ragioniamo sul resto. E anzi, prima ancora di quello, via questo. Perfetto. Allora, ovviamente trova fuori di campo. Ma va. Allora, ma scusami, quella moneta lì probabilmente me la fa prendere dopo, quando troveremo gli altri, vero? Allora, ecco fatto. Dammi un po' tutte le ghiande che troviamo, che ne abbiamo comunque bisogno. E detto questo, immagino che siano divisi semplicemente destra uno, sinistra l'altro e in avanti l'ultimo. Ciò che a me preoccupa ovviamente è trovare anche... Dicevo, trovare anche le figurine, però. Ecco fatto. L'abbiamo lanciato nella stratosfera. Aspetta, Aldo, ti salvo io.
Ecco fatto. Qui c'è un posto sicuro. Vieni, Aldo. Sono allergico agli alieni. Io sono allergico agli alieni. Un po' esagerato. Tutte queste luci. E anche le ombre, però vabbè. Ahia, che male. Vabbè. Almeno Aldo l'abbiamo preso, dai. Fate piano. Ok, la seconda via è da questa parte. Perfetto. Ecco qua, allora proseguiamo. Ti salvo io, Alba. Ok. Non aver paura. Pollo piccolo è qui per te. Alba. Figurine. Le priorità della vita. I collezionabili. Ecco qua. Detto questo, dai, ce la stiamo cavando. A parte qualche colpo sporadico, mi sembra che ce la stiamo cavando più che decentemente, dai. Ok. Forza, venite qui. Se venite qui mi fate un favore, sappiatelo. Ecco fatto. Bravi che vi siete uniti. Forza, vieni. State lontani dalle loro luci. Ma va. Allora, vieni di qua. Vieni. Perfetto. Adesso ne arrivano altre. Che giro fanno? Vieni, Alba. Aia, ma dai. Corri. Ok, ce la dovrei fare. E vaffanculo. Afflitto? Ecco fatto. Vabbè, almeno Alba è andata. Bene, ora non vi muovete. Ok, ce ne manca solo uno. Pesce, ti prego, fatti trovare facile. Che io qua tra poco ci muoio. Detto questo, qui c'è sicuro una figurina. Non so della figurina, però almeno un po' di ghiande l'abbiamo trovata, quindi magari se ne troviamo giusto altre due, un altro colpo di luce lo sorportiamo volentieri. Ecco fatto, fantastico. Bravo pollo piccolo. Detto questo, belle tutte queste vie secondarie che non ci portano effettivamente all'obiettivo, ma ci fanno solo girare a vuoto. Ecco qua. No, non mi fa neanche vedere dall'altra parte. Speravo mi facessi dare una sbirciatina. Ecco fatto. Ui, buongiorno, eh. Ecco fatto. Pesce, ti sento, pesce. Allora, aspetta un attimo tu, eh. Perfetto, tre ghiande giuste. Ok. Possiamo tankerare altri due colpi, o meglio uno. Forza. Ti prego, fa che non appaiano troppe luci. E quando mai? Ok. Oh.
pesce. Ok, dai che ci siamo. Lo sapevo che ne appariva una grossa qui. Ai limiti della mappa non è valido. Perfetto. Vabbè, ok, meno male che avevamo giusto una vita ancora. Avevamo ancora una vita, meno male. Ma come facciamo a evitare gli alieni? Pare che avremo bisogno di spiccioli. Pare che avevo bisogno di spiccioli. Ma come sono arrivati qui? Allora, facciamo una cosa intelligente. Iniziamo un attimo a occuparci di loro. E sarà come il primo livello che gli spiccioli ce n'erano comunque in abbondanza rispetto alla quantità che ci serviva. Ecco fatto, primo spicciolo. Di qua. Figurine, cose. Ecco qua un altro spicciolo. Oh, la telecamera? Non vedo. Perfetto. Ed eccoci sul tetto della scuola. Ci serve a qualcosa essere venuti qua sopra? Sì. Decisamente. Perfetto, non volevo cadere. Andiamo a prendere altri spiccioli. Sembra che ti serviranno degli spiccioli. Dio mio, pollo piccolo. Ecco qua. E io in realtà ho bisogno di più che degli spiccioli, di almeno un altro paio di ghiande per ricaricarmi la vita. Allora, ecco fatto. Detto questo, ce ne mancano 5. Non ho detto che ci serva, però. Cosa dobbiamo fare? A meno che... Allora, no, non è per nulla quello che dovevamo fare. L'abbiamo presa, l'importante è quello, no? Tanto il gioco mi ha respawnato con tutto quello che ho preso in questa zona, quindi... Eccola lì, l'ultima figurina. Bravissimo. Ecco qua. Come ci arrivo? Credo che ci arrivo giampando da là verso di qua. Perfetto, va bene. Almeno sappiamo come ci dovevamo arrivare. Come ci devo arrivare lì però io? Forse devo fare il giro. Ok, 3, 2, 1, vai. Perfetto. Altra monetozza. Proviamo così. Perfetto. Ok, dobbiamo arrivare là sopra. Io come ci arrivo? Dite che ci arriva? No. Direi decisamente di no. Allora, riprovaci per favore. Ok, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, vai. Perfetto. Figurine trovate. Andiamo alla ricerca degli altri spiccioli. Credo che ce ne servano 10. Non ho cercato la macchinetta effettivamente quanti ce n'erano, però a questo punto deduco. Com'è che mi aggrappavo? Così, perfetto. Chicken, però. Ecco fatto. Ce ne manca uno, dai. Dove possiamo trovarlo? L'ultimo? Ce n'è ancora uno qui? Forse ce n'è uno là fuori. Controlliamo. Ecco fa. Ah! Ecco cosa ci serviva. Mi serviva per arrivare subito di qua. Però è stato un po' inutile visto che alla fine ci sono arrivato giampando, però. No! Va bene, fa niente. L'ultima moneta la cercheremo
nel modo più classico, a piedi. Vediamo se... Eccola lì, infatti, guarda un po'. Come disse il maestro, il caso a volte non è casuale. Dai. Ecco fatto. Basta? Bastano 10? Non lo so. Effettivamente non gliel'ho chiesto alla macchinetta, quindi... Forse erano 15? Arrivato a questo punto potrebbe anche essere. No, dai, saranno 10 di sicuro. Saranno sicuramente 10. E adesso vedrai, sono 50. Vediamo. 15, eh? Ok. Lo sapevo. Allora, una è qua sopra. Una è qua sopra. Dite che riesco a ingannare il gioco? No, eh. Va bene, va bene, va bene, va bene. Calmi tutti. Dobbiamo quindi risalire sul tetto. Quindi da questo lato. Ecco, fatto. Oi, la telecamera ogni volta che arriviamo in questa zona. Quindi, siamo arrivati qua. Dobbiamo... Guarda, ce n'è uno lì. Uno là sopra. Uno là in fondo, cacchio. Un po' tante, ste monete. Come ci arrivo là sopra? Da lì, ecco. Allora, uno e due, bravissimo. Non cadere, non cadere, non cadere. Perfetto. Ora dobbiamo arrivare di qua. Non ci arriveremo mai. Ok, vuol dire che non era la strada giusta. Allora, dobbiamo probabilmente uscire da là sopra e farci il giro dal tetto. Ma io come arrivo? Ah, aspetta, c'è un'altra moneta qui, è vero. Non c'era bisogno che saltavo. Allora, fermi tutti. Facciamo la cosa più giusta. Risaliamo nuovamente sul tetto. E risaliamo nuovamente sul tetto. Da qui, invece che scendere da quel... Pollo? Pollo? Porca di quella miseria. Eccola qui, la telecamera, lo sapevo. Uno, due, perfetto. Allora, dov'è che devo scendere? Qui. È che non si vede. Non si vede, eccola qua. No, e vaffanculo, vuol dire che ne prenderò da altre parti. Ho solo un dubbio, come ci arrivo lì io? Forse posso fare il giro da questo lato? Sì, decisamente posso fare il giro da questo lato. Ok, allora, calmi tutti. Pollo! Bravo che sei morto, guarda. Mi hai fatto un favore. Mi hai fatto più un favore a morire piuttosto che a farmi rifare tutto il percorso. Bravissimo. E con questo siamo a 12. Ok, da qui noi arriviamo da questo lato e siamo a 13. Ah, eccola come si arrivava di qua, saltando da questa parte forse. In ogni caso, meglio non rischiare. Ti odio maledettamente tanto. Ok, aspetta. Proviamo a saltare un po' più in alto, perfetto, bravo. Ti odio comunque, però per fortuna abbiamo superato insieme l'avversità, pollo piccolo. Ok, ce ne manca una sola, che è là dentro, quindi in teoria adesso scalando questo pezzo troviamo l'ultima moneta, giusto? Ce n'era una, ne sono sicuro, l'ho vista. Ah, devo per forza fare sta roba? In realtà, guarda che... Ecco fatto, vabbè. È più stato più semplice arrivare a prendere una moneta sopra un coso elettrico piuttosto che prenderla sopra delle scatole. Rendiamocene conto. E detto ciò, ecco fatto.
Guarda, proprio per sfizio voglio provare a prenderla. Voglio provare a prenderla solo per completismo personale e non sentirmi un totale fallito a non averla presa. Bravo. Oh, maledizione. Era la più semplice da prendere. Vuoi comprare la bottiglia? Certo. Cicchette, 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 Ale! Cosa dobbiamo fare? Evita i nemici? Vabbè, è facile, dai. Manco si muovono. Questi si muoveranno. Ding dong! Si schianta proprio, punk, contro la campana.